Buonasera e bentrovati gentili telespettatori per questa edizione con il nostro telegiornale sportivo. Noi iniziamo parlando di Pistoia Basket, di Serie A, quindi, perché Estra Pistoia scalda i motori in vista dell'inizio della nuova stagione. La squadra infatti si riunirà domani e sosterrà le visite mediche con i propri giocatori. Al momento l'unico che non sarà presente lunedì è Eric Pascal, che raggiungerà Pistoia e la squadra nei prossimi giorni, appena risolti i problemi burocratici per l'arrivo in Italia. Da lunedì poi via l'allenamento al Palameno di Quarrà, escluso lunedì mattina. Tutti i giorni gli allenamenti saranno a porte aperte, la mattina dalle 10 alle 12, il pomeriggio dalle 17 alle 19, fino a venerdì. Sabato 24 è fissata la prima amichevole contro la Libertas Livorno, che sarà al Palamacchia alle ore 19. Non solo Pistoia Basket, anche calcio di Serie D con la Pistoiese, perché sono stati annunciati i nuovi orari appunto della preparazione. La Pistoiese appunto compie un altro passo in vista dell'inizio della stagione, nuovi impegni. Il 17 agosto gli arancioni torneranno al Turchi con la prima seduta d'allenamento fissata alle ore 17. 19 agosto ore 20:30 andrà poi in scena l'amichevole con il Seravezza allo stadio comunale Buon Riposo. Il 21 invece alle 18 la Pistoiese sarà nuovamente impegnata in amichevole all'Armando Picchi contro Livorno. A concludere il programma di amichevoli estive saranno infine quella del 25 e quella del 28 agosto, la prima contro il Figline Valdarno alle ore 18 allo stadio Goffredo del Buffa, mentre la seconda a Borgo San Lorenzo alle ore 18 contro la Fortis Juventus. Tanto sport in questa edizione del nostro telegiornale, non solo quindi basket e calcio, anche ippica, sorprese e colpi di scena. Infatti nell'atteso Gran Premio Città di Montecatini di Corsa al Trotto, in 3.000 hanno partecipato al tradizionale appuntamento di Ferragosto all'Ippodromo Sesana, il servizio del nostro Maurizio Tintori. Grande emozione e colpi di scena nella tradizionale serata di Ferragosto dedicata alle corse al trotto. Ad aggiudicarsi l'atteso Gran Premio Città di Montecatini, gruppo 1, 121.000 euro di montepremi, è stato Dolce Vichi, ottimamente interpretato da Roberto Vecchione, che ha dominato la corsa sia in batteria che in finale. Una gara caratterizzata dalla squalifica del favorito Vernissage Griff, reo secondo la giuria, dopo revisione della corsa, di aver danneggiato Achille BLV al momento del sorpasso, quando tra l'altro l'allievo di Enrico Bellei stava concedendogli strada ben volentieri. Il campione di Gennaro Riccio, figlio di Varenne, ha proseguito la prova stravincendo in scioltezza con il suo driver Alessandro Gocciadoro, già con la testa alla finale. Poco dopo invece è arrivata la doccia fredda. Tutto questo tuttavia non ha tolto i meriti a un brillante Dolce Vichi, capace di tenere in rispetto un buon Vincerò Gar secondo, che ha sfruttato al meglio l'ottima partenza, e una positiva Achela Palferme terza, autrice di un bel finale dopo un intoppo sul penultimo rettilineo. Intanto un'impressione su questo bel successo. Ma il cavallo stasera, dopo la sgambatura, mi ha destato un'ottima impressione. Infatti ha fatto una bellissima batteria e poi anche una grandissima finale. Veramente bisogna fare i complimenti all'allenatore e ai proprietari. Secondo te può ancora crescere? Sì, sicuramente. La gara è andata secondo i tuoi piani? Sì. Una volta che siamo andati davanti era un cavallo difficile da battere. La magica serata di Ferragosto ha radunato all'Ippodromo SNAI Sesana 3.000 spettatori che hanno trascorso una serata spensierata grazie alle corse, ma anche a tutta una serie di iniziative collaterali riservate a grandi e piccini, ben organizzate dall'Associazione Culturale Pinocchio 3.000 e da Incanto Liberty per quanto riguarda le carrozze d'epoca. Tanto sport in questa edizione del telegiornale, però torniamo a parlare di basket, perché è il Bottegone che è tempo di conferme appunto per la Valentinas, con la serie di annunci legate alle conferme per il prossimo campionato di Serie C interregionale. In primis sarà ancora la corte di coach Maurizio Melani, l'ala Michele Allegria, con lui anche il playmaker Tommaso Nicolai, che è arrivato in giallo-nero nel passato campionato e riconfermato anche per la prossima stagione. Infine rimarranno a Bottegone altri due veterani, la guardia Riccardo Panconi e l'ala Lorenzo Vettori. Sempre basket, questa volta nella Val di Nievole, ci spostiamo con alcune promozioni dalle giovanili alla prima squadra, le vedete appunto nel monitor sovraimpressione. Simona Bargiacchi, classe 2006, e Rebecca Tongiorgi, classe 2008, completeranno infatti il roster della prima squadra della Nico Basket femminile per il prossimo campionato di Serie B. In particolare Bargiacchi rimarrà elemento fondamentale dell'Under 19 del club Val di Nievolino, e
e come nel finale di stagione dello scorso anno verrà integrata nella squadra senior. Torgiorgi invece sarà impegnata in entrambe le giovanili under 17 e 19 e durante la settimana sarà aggregata agli allenamenti della prima squadra, e a loro va chiaramente il nostro in bocca al lupo per giocatrici che si vogliono affermare, vogliono diventare promesse quindi del basket del territorio pistoiese. Io con questo concludo questa edizione del nostro telegiornale sportivo, vi lascio le ultimissime notizie del nostro telegiornale con Marta Quilici.